Grazie. Allora, buongiorno, buonasera, benvenuti a questo incontro. Trovo che il tema di questo appuntamento sia uno dei più interessanti di questo meeting, ma non lo dico perché siamo qua noi, ma perché penso che l'idea di pensare la città, le città del futuro, poi spiegherò perché è una questione che, sulla quale è opportuno riflettere e per come condiziona la nostra vita. Dopo introdurrò personalmente un po' il tema e daremo la parola agli intervenuti. Allora, li presento, sono Mario Abbadessa, al centro, amministratore delegato di Aines Italy, che è un colosso immobiliare, un grande investitore nel settore immobiliare con radici americane, e l'opera più famosa, la realizzazione più famosa è rappresentata dall'area di Porta Nuova a Milano, la zona dove c'è, per capirci, la torre Unicredit e Piazza Gaio Aulenti, un'area che ha creato una nuova promenade peraltro nella città di Milano. Si sente bene perché io ho molto... ok, scusa. Giuseppe Bonomi, che è amministratore delegato di Milano Sesto, società che gestirà la più grande area da riconvertire, area ex industriale, quella di Sesto San Giovanni, dove c'erano le aree Falck, per capirci, e sono 1,5 milioni di metri quadrati circa da trasformare da niente a qualcosa di vivo, si spera. Infine Umberto Lebruto, che è amministratore delegato di FS Sistemi Urbani ed è la società del gruppo delle ferrovie che cura la trasformazione e la rigenerazione urbana del patrimonio immobiliare dell'FS, sostanzialmente, pensando a Milano, tutte le aree degli ex scali ferroviari. Vabbè, io sono Massimo Calvi di Avvenire, sono un giornalista e proverò a dire qualcosa di sensato, insomma, proverò. La mia intenzione è di porre sul tavolo alcuni argomenti di riflessione sul tema delle città, perché come le città sono vissute, abitate, progettate, ecco, questo produce una serie di conseguenze molto forti sulla nostra vita, le conseguenze di carattere economico, politico, sociale, culturale, anche demografico. Cioè, molte delle tensioni e delle dinamiche che interessano questa fase storica derivano probabilmente da come si vive nelle città. Io faccio un esempio, qualche cifra. Oggi nel mondo sta avvenendo una cosa, si sta manifestando un fenomeno molto nuovo e rivoluzionario. Ovunque nel mondo le persone vanno a vivere in città. Nel 2007, per la prima volta nella storia dell'umanità, il numero di persone che abitava in un'area urbana ha raggiunto e poi superato il numero di persone che abitava in un'area rurale. Oggi questa percentuale è salita al 55% e si prevede che nel 2050 possa raggiungere il 75%. Per capirci, fra 30 anni nel mondo il numero di persone che abiterà in un'area urbana sarà pari all'intera popolazione mondiale del 2002. Quindi nelle città c'è un mondo. Oggi potremmo quasi dire che la più grande immigrazione in corso non è tra paese e paese o tra continente e continente, ma tra campagna e città, cioè tra aree rurali e aree urbane. Ovviamente bisogna avere come riferimento il mondo intero, non solo l'Occidente, non solo l'Europa. Ora, questo fenomeno rivoluzionario per certi aspetti ha diverse implicazioni molto, molto forti. Una è di carattere ambientale, a mio avviso non è la prima, però è significativa. Le città sono luoghi fortemente attrattivi perché nelle città ci sono le migliori opportunità di lavoro, di sviluppo, di arricchimento, di economia, e questo produce inquinamento. Ora, bisogna sfatare un mito, cioè le città sono luoghi in realtà molto efficienti dal punto di vista ecologico. Cioè, oggi molti pensano che siano i motori dell'inquinamento, non è vero. Cioè, se noi prendiamo la stessa popolazione
che fa le stesse cose, la distribuiamo su un territorio più ampio, cioè un territorio rurale, ecco che l'impatto ecologico aumenta enormemente. Le città sono realtà molto efficienti, pensiamo alle sinergie che permettono i trasporti pubblici, la logistica, no? La vicinanza dei servizi. Ecco, purtroppo però il fatto che le città siano luoghi che molto densamente abitati, cioè molte persone abitano in un'area ristretta, questo produce ovviamente un inquinamento maggiore ed effetti anche per la salute. Ecco, quindi una cosa che si può dire è che di sicuro una delle prime sfide che le città devono affrontare è quella di essere sempre più sostenibili, non solo per l'ambiente ma anche per la salute umana. Un altro aspetto rilevante dell'impatto che ha questa trasformazione urbana riguarda la demografia. Questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Il fatto che le persone ovunque si trasferiscono in città comporta un calo delle nascite. Allora, fino a pochi anni fa l'ONU prevedeva che nel 2100 nel mondo ci sarebbero stati circa 12-13 miliardi di persone. Ora, questa previsione, che era l'apocalisse per i neomalthusiani, no? Ma qui non penso che ci siano neomalthusiani, non penso neanche tra gli immobiliaristi, perché altrimenti a chi venderebbero le case se la popolazione diminuisse, no? Dicevo, questa previsione, che era allarmistica per certi aspetti, recentemente, proprio quest'anno, è stata rivista al ribasso. Cioè l'ONU oggi prevede che nel 2100 nel mondo ci saranno circa 11 miliardi di persone, ma molti demografi e ricercatori più sportivi e più liberi sostengono addirittura che per quella data le persone che popoleranno il pianeta saranno all'incirca, come adesso, 7,7 miliardi, 8 al massimo 9. Allora, perché questa revisione al ribasso improvvisa delle previsioni sull'aumento della popolazione? Perché l'accelerazione del processo di migrazione dalle campagne alle città è stato molto più veloce negli ultimi anni e probabilmente accelererà ulteriormente. Ecco, ma come mai trasferirsi in città comporta che nascono meno bambini? Allora, i motivi sono molti e sono anche semplici. Un primo fattore è determinato dallo sviluppo, cioè una società sviluppata, ovviamente, giustamente, fortunatamente, le donne tendono ad avere corsi di studio, se non pari, anche superiori a quelli degli uomini, e giustamente, fortunatamente, cercano anche un'occupazione retribuita. Questo è positivo, però inevitabilmente, in assenza di politiche private e pubbliche che aiutino, che compensino questo cambiamento, quindi politiche di conciliazione ad esempio, inevitabilmente la natalità diminuisce. Ma ci sono anche dei fattori legati proprio alla vita urbana, cioè in città il costo dei figli è molto più elevato, così come il costo degli appartamenti ovviamente, e gli spazi sono più angusti per le famiglie numerose. Ci sono anche fattori legati proprio alla caratteristica della vita, degli stili di vita in città, lo stress, l'inquinamento, sono fattori che comportano anche un calo della fertilità, non solo dei tassi di fecondità. Quindi noi potremmo dire che oggi che lo sviluppo e la migrazione verso le città, lo dico un po' provocatoriamente, sono un po' il più grande contraccettivo che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto. Quindi oggi, se assistiamo a un calo della popolazione nel mondo, o meglio a un rallentamento della crescita e a un calo delle nascite sia in Occidente che nei paesi meno sviluppati, questo è dovuto principalmente alla migrazione nelle aree urbane. Recentemente ha fatto molto discutere un articolo pubblicato su The Atlantic. Il titolo era: il futuro delle città sarà senza figli? La riflessione partiva da un dato di fatto, che quest'anno, per la prima volta da diversi anni, la città di New York ha registrato un calo della popolazione residente. Perché questo? Perché di fatto le famiglie se ne stanno andando. Ci sono più single oggi, ovviamente, e chi ha figli non vive più in un'area urbana centrale. Il fenomeno non è solo americano. Parigi si è discusso quest'anno del problema che molte scuole e asili nel centro città stanno chiudendo, un po' perché anche i francesi fanno meno figli, ma soprattutto perché le famiglie si trasferiscono altrove e poi cambiano ovviamente anche gli stili di vita.
Milano è una città nella quale il 50% dei nuclei è rappresentato da single e il 75% sono o single o coppie senza figli. Di fatto, se noi assistiamo a un processo migratorio verso le città, stiamo assistendo anche probabilmente al fatto che l'unico gruppo sociale che tende ad aumentare nei centri urbani più dinamici, più, anche più appetibili, più attraenti, sono giovani, single, con alta istruzione e alto reddito. Due sociologi americani hanno definito questo fenomeno descrivendo le città quasi ormai come dei parchi tematici, dei parchi di divertimento per giovani adulti che vogliono continuare a essere bambini ma senza avere bambini attorno. Allora, l'idea di una città nella quale il rotolare dei trolley sostituisce i passeggini o i wine bar e le caffetterie e la moda sostituiscono le scuole e gli asili può anche essere affascinante. Però ovviamente genera dei problemi. Il rischio è quello di creare delle città a termine, dei luoghi, come dire, come se avessimo preso uno strumento tecnologico avanzatissimo, ma con un'obsolescenza programmata. Città che non fanno più figli non sono il futuro, ci danno una soddisfazione temporanea. E questo è un problema anche per chi lavora nell'immobiliare, ovviamente. Uno degli effetti di questo fenomeno può essere anche politico. C'è una studioso di geografia economica della London School of Economics che ha definito l'emergere del populismo, dei movimenti populisti nel mondo, come la vendetta dei luoghi che non contano. Cioè, lui ha notato, studiando varie aree di tutto il mondo, che le zone dove è stato più forte l'affermazione di movimenti caratterizzati da tematiche tipicamente, si dicono oggi, populistiche, è stato in territori caratterizzati da declino, spopolamento, immigrazione verso le grandi città, quindi calo del numero di giovani in età da lavoro, perdita di qualità della vita perché chiudevano i servizi, meno scuole, meno asili, meno ospedali. Ecco, questo è un pericolo, cioè l'idea che possano nascere dei centri molto attraenti con il vuoto attorno è un tema con il quale bisogna probabilmente fare i conti. La Francia, che è una nazione che ha una forte polarizzazione di questo tipo verso Parigi, non a caso probabilmente ha visto emergere il fenomeno dei gilet gialli. Noi pensiamo anche al fatto che le tematiche, le soluzioni ambientali, le ricette ambientali spesso sono pensate nelle città a misura di città e imposte alla periferia. Prendiamo il caso delle auto diesel che in campagna o in montagna inquinano meno di un barbecue probabilmente, ma in città sono considerate il male assoluto, probabilmente anche vero in parte. Ecco, allora che il rischio, io metto giù un po' di tematiche poi anche allarmistiche volutamente, sono anche felice di essere, sono felice di essere contraddetto, ecco, il senso di questo incontro è questo. Il rischio di avere qualcosa come la nascita di una sorta di città-stato, che è una prospettiva molto affascinante, molto bella, ma con il vuoto attorno, con nuove tensioni, nuovi problemi che si pongono. Ecco allora che il tema di governare le città, programmarne lo sviluppo, è la vera sfida di questa epoca. E la domanda che io vorrei porre a tutti e tre è una sola, ma ha due poi semplici derivazioni, cioè come si pensano, si programmano, si progettano le città del futuro tenendo conto delle due emergenze del momento, quella ambientale e quella demografica. E partirei da Mario Badessa. Grazie. Allora, prima di rispondere alla domanda, grazie per lo spunto perché è stimolante, però io non sono d'accordo. Benissimo. non voglio provocare, però non sono d'accordo in che senso? Che il concetto... Che cosa, ecco. Allora, il concetto è giusto. C'è un dato di fatto che è meramente pragmatico, che io ho due bambini, quindi lo so sulla mia stessa esperienza. Il lavoro dà stabilità e dà la possibilità economica di avere dei bambini e di avere una famiglia. A Milano c'è
nella Grande Milano, quella che noi chiamiamo Grande Milano, quindi Milano e tutta la provincia, c'è un tasso di disoccupazione che è al 5%, è più basso della media europea, ed è, c'è un reddito pro capite, quindi una ricchezza ogni singola persona, che è di 35.000 euro pro capite, cioè è il secondo in Europa, è secondo solo alla Westfalia, che è una regione in Germania dove si produce Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche e queste, quindi le più grandi case automobilistiche. La Svizzera, per dare un'idea, ne ha 42.000, il resto d'Italia è a 15.000 euro pro capite. Quindi io non credo che il problema che non si facciano bambini non è una visione romantica del paese di provincia anni 70 che era tutto più facile, ma invece credo che il problema che non si facciano bambini, quindi ci sia un basso tasso di natalità, sia dovuto alla mancanza di lavoro nel nostro paese, che è diverso dalle esigenze della Francia. Mio fratello abita in America, a Boston, e lì ci sono altre dinamiche. Punto primo. Punto secondo, è verissimo invece quello che oggi c'è un'immigrazione all'incontrario, ma da quello che vediamo noi, e anche qui ne parlo sulla mia pelle perché io sono nato a Napoli ma vivo da 15 anni a Milano, c'è un'immigrazione non dalla campagna in città, ma c'è un'immigrazione dal mezzogiorno nei confronti del nord, in particolar modo di Milano. Roma, Napoli sono città non di campagna, però le persone emigrano e, a differenza degli anni 70, è un'immigrazione intellettuale, non manuale, ed emigrano portando le loro teste nella città di Milano, che secondo me, nella mia visione, ne ha beneficiato moltissimo, e lo dico a malincuore perché sono nato a Napoli, ma invece ci credo tantissimo su Milano. È giusto concentrare le energie del paese almeno in un posto, in una grande area competitiva a livello internazionale, che funziona e riesce a raggiungere determinati obiettivi. Ad ogni modo, i numeri che ho io è che in Italia c'è in tutta la penisola le famiglie sono composte da 1,3 individui. Nel 2017, non so, 2018, la media delle persone a Milano è 1,9, quindi a Milano rispetto al resto d'Italia c'è una natalità più alta. Cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo cercare di sviluppare delle città che siano sostenibili. A me affascina poco il termine sostenibilità ambientale, perché per me una città, un quartiere, un edificio che è sostenibile è un edificio che è utilizzato. Il problema del nostro lavoro, e mi prendo la responsabilità per quello che riguarda il mio gruppo, anche di altri interventi che noi abbiamo fatto in Italia, è che spesso si è progettato per costruire ma non si è progettato per utilizzare i fabbricati, e quindi è un problema di domanda e offerta. Oggi Milano ha bisogno di abitazioni di lusso? Non lo so. Ha bisogno di altre torri, centinaia di migliaia di metri quadrati di uffici a canoni molto elevati? Non lo so, a me non risulta che Coca-Cola o General Motors hanno aperto la propria sede a Milano. Milano ha bisogno di centri commerciali ancora, che c'è una catchment area che è in evasa? A me non risulta. A me risulta che Milano ha bisogno di case per studenti, ha bisogno di case per anziani, ha bisogno di case per famiglie in affitto che diano una flessibilità e soprattutto diano quelle infrastrutture capaci di fare famiglia, quindi figli, quindi sviluppo dinamico verso il futuro di cui parlava lei. Le faccio un esempio giusto per essere pratico, sennò si parla di filosofia. Noi nei nostri progetti, sia quello, i due che abbiamo alla Bocconi, sia abbiamo rilevato l'ex trotto a Milano, e sia speriamo presto in un altro progetto di cui poi parlerà appunto il dottor Bonomi, l'obiettivo è quello di replicare dei mix intergenerazionali di residenze in affitto che abbiamo già sviluppato all'estero, in particolar modo a Dublino, nel nord Europa, in cui ad esempio per le donne, e io sono un marito di una donna che lavora e da due bambini, è molto bello poter dire facciamo lavorare le donne, diamo pari opportunità, le donne ce la possono fare come gli uomini, ma se noi non creiamo l'infrastruttura affinché
la parte più debole, in questo caso la donna, riesce veramente a lavorare, rimangono parole. Noi abbiamo un servizio di babysitting all'interno dei nostri condomini in affitto, pagato con le nostre spese di condominio, ed un'area di co-working al piano terra in cui una donna può staccarsi dall'appartamento, lavorare al piano terra coperta dalla babysitter e rientrare 4 ore dopo. Questo è un qualcosa di pratico, di tangibile, non di teorico o di verbale, che però poi dopo si riverbera sull'economia. Allora, se una donna deve fare un figlio, se una donna deve fare un altro figlio ed ha questa opportunità, c'è un altro concetto. Oggi quello che manca a Milano, ed è l'errore che non deve fare, secondo me non sta facendo, cosa che invece hanno fatto città che in cui io anche ci vado una volta alla settimana, che sono Londra o Parigi, è quello di lavorare solo sull'eccellenza, non colmando le diseguaglianze. Oggi la domanda e l'offerta sono sulle disuguaglianze. Non lo dico perché siamo qua al minimo, l'ho sempre detto anche in altri contesti. Io non faccio un lavoro no profit, mi occupo di business, noi investiamo soldi. È una questione di puro business in cui ci sono le parti più debole, quindi gli studenti, gli anziani, le giovani coppie, i single, le persone omosessuali, che non hanno una infrastruttura abitativa che riesce a colmare le loro esigenze. E quindi cosa succede? Succede che si spreca questa energia e appunto allora sì che si entra in un meccanismo negativo in cui oggettivamente è complicato fare figli, è complicato mettere su famiglia ed è complicato evolversi. Io invece la vedo in maniera positiva, nel senso che Milano ha avuto la capacità di attrarre queste energie dal resto d'Italia, e secondo me sta andando in una direzione sostenibile, a parte la politica ambientale, che quello è, sai, basta mettere un label, un albero, e dice io sono sostenibile. Ma per me sostenibile è qualcosa che viene utilizzato e che va a colmare le esigenze dei più deboli, colmando le disuguaglianze. E allora possiamo fare una scommessa? Noi mettiamo 5.000 appartamenti, verranno collocati tutti sul mercato. Mettiamo invece 200.000 metri quadrati di uffici, sperando che JP Morgan trasferisca tutta la sede inglese a Milano? Non so perché, ma ho un piccolo feeling che rimarrà libero. Facciamo il centro commerciale più grande d'Europa, che vende abiti? Non lo so perché, ma credo che quell'investimento non andrà bene. Milano, per dare un esempio, della Bocconi, ha 15.000 studenti, l'85% sono come me, quindi non vengono dalla Lombardia, è da 2.000 posti letto. Quindi ci sono almeno 10.000 posti letto ogni anno che sono inevasi. Non so perché, ma ho il sospetto che se si realizzano quei posti letto, quell'investimento sarà molto profittevole. Allora non è un problema di crisi o un problema, a volte si accusa, no? si accusa la città, si accusa il paese, si accusa la politica, qui non c'entra niente. C'è stata una politica di investimento immobiliare sbagliata, che è stata orientata solo sulla speculazione, sulla realizzazione di progetti fini a se stessi, in cui non si è pensato in un'ottica di lungo termine alla domanda effettiva che c'era nel paese. Allora, grazie, no, concordo pienamente. Siccome sono stato giustamente criticato, allora preciso che, siccome qui poi si va sul mio terreno, quello della natalità, della demografia, allora io ovviamente ho fatto una generalizzazione, perché nel dire che le città producono denatalità ho fatto una generalizzazione che riguarda il mondo, cioè ovviamente guardando ai paesi in via di sviluppo, il trasferimento nelle città comporta il passaggio da 7-8 figli a 3-4-5, ecco. Quindi a livello di macro cifre e di stime sulla popolazione mondiale, questo è il senso. In generale si dice che lo sviluppo maggiore tende a ridurre i tassi di fecondità. In realtà oggi abbiamo scoperto che nelle aree più avanzate maggiore sviluppo, maggiori servizi e migliori opportunità aumentano i tassi di natalità. È quello che si vede a Milano, nel nord Europa, paesi come la Francia. Ecco, quindi adesso per essere precisi, quindi, però è anche vero che il fatto che Milano, che proprio è la città più avanzata d'Italia, attraga tutte queste risorse dalle campagne e anche dalle città del sud, da territori in declino per certi aspetti, è emblematico. Cioè il rischio di, cioè io ho posto
un pericolo possibile, c'è una grande opportunità di investimento, di formazione, di cultura, di sviluppo, ma c'è anche un possibile rischio legato alla spaccatura del paese, no? Una grande città, bellissima, fortissima, è un territorio che guarda a questo modello. Brevemente dico un'altra cosa, giustissima la cosa delle opportunità di alloggio per le famiglie. Se noi guardiamo le cartine, le piantine delle ultime realizzazioni immobiliari, per trovare la camera per un secondo figlio bisogna andare su metrature inarrivabili per la classe media. D'altra parte io ho monitorato personalmente alcune esperienze di housing sociale nelle quali servizi dedicati alle famiglie, spazi per le famiglie, hanno visto un aumento del numero di bambini che nascevano in quelle case. Quindi è verissimo, la qualità dell'abitare comporterà sicuramente, ecco, sarà decisiva. Prego. Non voglio dilungarmi, solo che a me la parola housing sociale non piace. Perché, però si chiama così. Però no, perché l'housing sociale è targetizzato con un determinato tipo di clientela. Noi, secondo me, se vogliamo fare un salto culturale, noi sviluppatori e voi comunicatori o giornalisti che evangelizzate quello che noi facciamo, si deve parlare di residenza accessibile. Perché oggi cos'è la parte immobiliare che è in evasa? Se vuole, la parte benestante è coperta sempre, la parte più debole è coperta con la residenza sociale, c'è la grande fetta che è la classe media, che è quello su cui nessuno ha investito, che invece ha bisogno di residenze accessibili, energeticamente sostenibili sicuramente, ma anche molto flessibili per il proprio utilizzo. E questo è quello che noi abbiamo l'ambizione di fare. Grazie. Bonomi, il Milano VI interviene nella più grande area di smessa d'Europa probabilmente, ha davanti tanto tempo per progettare e in gioco c'è la rigenerazione di un'area periferica, quindi un territorio che potenzialmente ha molte potenzialità, ma è un investimento anche rischioso, perché la periferia sappiamo cos'è e sappiamo cosa può diventare. Senti, proverò a parlare del progetto di Milano VI, però quello che ho ascoltato fino ad ora ha suscitato in me qualche riflessione e vi dirò che quello che avete detto ha introdotto in me elementi di grande positività, perché tu hai fatto inizialmente una fotografia che risente un po' forse della tua deformazione o formazione professionale, che è perfetta. Mi è rimasto impressa una cosa in particolare, una frase che tu hai detto: il rischio anche e soprattutto in relazione agli andamenti demografici in atto è quello di costruire città con il vuoto attorno. Le parole di Mario Abbadessa sono parole di uno sviluppatore, di una persona che professionalmente opera per trasformare pezzi di città o territori o città, ovviamente cercando di creare valore per i propri azionisti e per i propri investitori. Mario ha messo in evidenza, in questo mi sento molto ottimista, ha messo in evidenza la tendenza in atto da parte di chi svolge il suo lavoro. Loro sono senz'altro tra i principali, se non altro per dimensionamento nel mondo, ma direi che posso estendere questa considerazione anche ad altri gruppi che fanno questo tipo di attività, che è un cambiamento di tendenza clamoroso rispetto al recente passato. È anche molto positivo. Io dico spesso che si sta passando nel progettare, nel programmare prima e poi nel progettare città, dalla progettazione di volumi alla progettazione di spazi e alla formulazione di un'offerta di servizi, che è un po' quello che Mario spiegava, secondo me, efficacemente quando diceva
noi dobbiamo pensare a una fascia di popolazione che ha grandi bisogni, che genera una domanda di mercato imponente, ma a cui non corrisponde un'offerta adeguata. Torniamo a quel concetto di vuoto attorno e torno alla domanda che mi hai appena svolto, che riguardava un po' il concetto di periferie. Allora, le periferie che hanno avuto nel nostro linguaggio, forse non solo nel nostro, sempre un'accezione negativa, sono state create proprio per una visione esattamente opposta a quella che ha rappresentato Mario, cioè l'insieme di volumi, l'insieme di abitazioni, l'insieme di uffici, non accompagnata da un'offerta di spazi e non accompagnata dalla visione che ci deve condurre per evitare anche rischi di mercato a chi fa il nostro lavoro. Ovvero, proviamo a partire dalla progettazione di spazi dove sia piacevole vivere e lavorare. Proviamo a partire da un'offerta di servizi ritagliata sui target che tu hai esemplificato, giovani coppie, anziani, studenti, eccetera. Proviamo a fare in modo di progettare spazi in cui si creino più agevolmente delle vere e proprie comunità. Non subiremmo più il rischio, purtroppo subito e sofferto, nella generazione di periferie degradate, ovviamente non solo nel nostro paese, pensiamo alla tremenda esperienza delle banlieue parigine. Eviteremmo di fare un danno a noi stessi, eviteremo quindi un impatto sociale negativo con la creazione di emarginazione costante, e eviteremo un danno economico, perché guardate che se partiamo dai volumi, se continuiamo a ragionare di volumi, creiamo quell'invenduto di cui parlava Mario, che tra l'altro negli anni della macrocrisi economica mondiale ha aggravato pesantemente la crisi del mercato immobiliare. Allora, il fatto che gli investitori, i grandi investitori come Heinz, abbiano oggi questa visione è veramente un elemento di grande conforto, perché, qui ovviamente sto esagerando dal punto di vista terminologico, perché tenderemo a non avere più città e periferia, tenderemo a non avere più città e vuoto, tenderemo ad avere città, megacittà con tutta quell'offerta di servizi di cui il cittadino sente un bisogno estremo. Guarda, faccio poi vado a parlare di quello di cui mi sto occupando personalmente, e lo faccio con grande piacere e anche con grande passione. Vi faccio però un esempio che mi ha fatto un collega di Mario qualche settimana fa. Io vivo in un condominio discreto, bello, a Milano, in una zona centrale ma non centralissima. Il mio condominio è di 12 piani, ci saranno circa 80 appartamenti, io ho la fortuna di vivere all'ultimo piano. Nel mio condominio c'è una reception H24, che vuol dire 3-4 persone che si alternano, ed è ovviamente un servizio. Un servizio che tra l'altro genera sicurezza, non ci sono più stati ad esempio furti da quando è stato introdotto questo servizio. Un condominio di dimensioni identiche al mio, a Manhattan, dico Manhattan per provare a colpire di più la vostra curiosità, ma potrei dire altre città in America e nel nord Europa, ha dai 30 ai 40 dipendenti. Perché? Perché è il condominio che nella forma di super condominio è in grado di offrire alle persone che vi abitano, che siano
proprietari o che siano affittuari o che siano conduttori, tutti i servizi di cui quelle persone necessitano. Pensiamo, non so, all'anziano, posso essere io, ormai, all'anziano autosufficiente. Pensiamo ad esempio alla consegna domiciliare del farmaco. Pensiamo alle coppie giovani a servizi di babysitting, lo accennava Mario. Ma pensiamo a una pluralità enorme di servizi che ovviamente a condizioni di mercato consentono a chi abita in quella zona di viverci bene. Questo rappresenta poi un vantaggio anche in termini economici, perché l'imprenditore, l'immobiliarista in questo caso, non guadagnerà tanto sul canone di locazione, che addirittura, anche qui provo a essere eccessivo, può trovare forme di calmierazione, ma guadagnerà dal corrispettivo per la prestazione di servizi, che comunque chi abita in un condominio ha bisogno. Allora, veniamo velocemente, perché spiegare il progetto di Milano Sesto in poche parole è obiettivamente complicato. L'area Milano Sesto è stata caratterizzata per un secolo dalla presenza di industrie pesanti, in particolare dalle acciaierie Falck. È un'area che rappresenta un vulnus territoriale incredibile. Cioè, se voi vedete, vi immaginate dall'alto quest'area, voi vedete un'area nuda che confina con due città. Allora è evidente che chi prova a elaborare un progetto di rigenerazione urbana, e qui dobbiamo forse poi magari spendere due parole sulla differenza tra progetti di rigenerazione urbana, ristrutturazioni urbanistiche, per non parlare delle ristrutturazioni edilizie, sono concetti totalmente differenti e occupano archi temporali totalmente diversi, si deve occupare prima di tutto di ricucire quelle due città, fare in modo che quell'area che oggi è un vulnus possa costituire un valore in termini di ricucitura, un'area dove ad esempio stiamo studiando insieme agli amici di Heinz un'offerta residenziale non tradizionale, quell'offerta residenziale che prima provavo a sintetizzare. C'è un bisogno enorme di abitazioni anche con diverse metrature, come osservavi tu giustamente prima, anche in un territorio come quello di Milano, che è un formidabile attrattore di investimenti. C'è un bisogno enorme, noi abbiamo una quantità di residenze da immettere sul mercato e stiamo pensando di rendere prevalente l'offerta di residenziale in affitto rispetto a quella in vendita. D'accordo con chi è il nostro per ora potenziale investitore, d'accordo con i nostri azionisti, perché quello è un modo serio per remunerare il capitale. Troverai molto meno serio ipotizzare un blocco enorme di volume. Tieni conto che possiamo realizzare 1,5 milioni di metri quadri di superficie lorda di pavimento al netto delle funzioni pubbliche, quindi al netto degli ospedali che ci saranno, al netto delle scuole che ci saranno, eccetera. Quindi stiamo parlando di una città vera e propria. E per progettare una città, io sono reduce da un'esperienza simile, ancorché con caratteri di diversità oggettivi, quale quella dell'area che ha ospitato Expo 2015 a Milano, occorre prima di tutto progettare servizi, occorre prima di tutto rendere quei luoghi sicuri dove sia piacevole vivere. Facevo prima, Mario, prima del nostro, l'esempio di Piazza Gaia Aulenti a Milano, non perché sia in assoluto il migliore, ma Piazza Gaia Aulenti è una piazza frequentata anche durante le ore notturne, le ore serali, diciamo, da ragazzini. Perché? Perché è un'area bella e sicura, perché è un'area piacevole, è un'area dove è più facile l'interazione e l'integrazione tra le persone.
È evidente che per processi come quello che interesserà l'area ex Falck occorre una pluralità di funzioni, occorre una pluralità di destinazioni. Ci sarà una forte componente residenziale, ma come vi dicevo ci sarà una forte componente di servizi per la persona e per le imprese, ci sarà una componente direzionale, ci sarà una forte componente, perché no, di entertainment. Stiamo giusto studiando un progetto che, assecondando, non sovrapponendosi ovviamente, ma assecondando la candidatura di Milano e Cortina, l'aggiudicazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi 2026, introduca degli elementi di attrattività sotto il profilo dell'impiantistica sportiva, che è una delle grandi carenze strutturali ancora oggi, una delle poche ad onore del vero, ma c'è una delle grandi carenze strutturali di Milano. Pensiamo agli studentati, pensiamo alla vicinanza degli ospedali e dell'attività di ricerca e, perché no, magari anche di attività universitarie nell'area, porterà necessariamente all'individuazione di studentati con la visione di cui parlava Mario, cioè studentati moderni, studentati dove le persone che studiano trovino i servizi adeguati a prezzi ovviamente accessibili. Questo è un modo per rendere viva l'area. Rimetterla in vita non è un'impresa facile, anche perché, e torno per l'ultimo minuto al primo tema che tu hai posto sul tavolo, che è quello dell'ambiente. Allora, noi abbiamo, sembra un vincolo, per noi è secondo noi invece è una componente positiva. Noi realizzeremo 650.000 metri quadrati di parco urbano. Si pone lo stesso problema di cui parlavo prima. Non possiamo pensare a 650.000 di area degradata. Dobbiamo pensare a un modello di gestione nuovo e innovativo. Perché no? Essendo anche umili nel limitare modelli vincenti che magari nel nostro paese non ci sono, pensiamo alle foundation americane che gestiscono i grandi parchi americani, che riescono a tenerli in sicurezza, cosa fondamentale per non creare ulteriore elemento di degrado, e riescono addirittura a mantenerle utilizzando le revenues derivanti dagli eventi e dalle iniziative che su quell'area si potranno andare a fare. E questo è anche un modo di coinvolgere eventualmente una forma anche qui nuova di partenariato pubblico-privato. Mi fermo perché credo di aver già per ora sottratto troppo tempo a Umberto. Perfetto, grazie. Sono felice perché non si è parlato di ambiente in modo ideologico, non riusciremo, quindi siamo anche nel contesto giusto e questo mi rallegra. Dottor Lebruto, la società immobiliare delle Ferrovie però mi permette di parlare di ambiente in termini molto concreti, anche perché le reti di trasporto, la questione della mobilità, come le persone si spostano nelle città e tra le città, è oggi una questione molto, molto importante. Non sono un fanatico dell'ambiente, della difesa dell'ambiente fine a se stesso, ma a me basta pensare alla salute dei miei figli. Se i miei tre figli si ammalano una volta all'anno a causa dello smog, è meglio che si ammalino tre volte all'anno. Quindi, ecco. Prego, eccoci. Sì, grazie. Intanto grazie, e grazie anche a Beppe Bonomi e Mario Abbadessa che, pur competenti, non hanno toccato un tema fondamentale nell'ambiente, nella crescita demografica delle famiglie e delle città, quelli delle infrastrutture dei trasporti, e hanno lasciato me spazio in quanto rappresentante del gruppo Ferrovie dello Stato. Pensare la città da un punto di vista di gruppo Ferrovie dello Stato, cosa significa, cosa comporta, quale contributo possiamo dare all'Italia in generale col nostro operare. Ho provato a mettere giù delle schede, alcune
prese estratte dal piano industriale, quindi qualche numero, ma qualche numero che vorrei leggere perché è significativo nella logica della città che cresce, dell'urbanesimo che in un qualche modo sta cambiando la vita delle città. E poi ho riportato delle immagini, alcune immagini di confronto, di paragone tra quello che qualche città dell'Europa alcuni anni fa ha messo in moto per rinvigorire, rinnovare, rigenerare le città e ciò che stiamo facendo anche noi, un parallelo anche con qualche città italiana. Toccherò anche con piccoli focus qualche spunto di progettazione su alcune aree che stiamo mettendo in campo. Questa è tratta dal piano industriale, il piano industriale del gruppo Ferrovie dello Stato dell'anno 19-23 nasce all'inizio dell'anno 19, quindi in tempi non sospetti, non sapevamo di questo panel, non sapevamo di questa giornata. Dai numeri è possibile già intravedere quanto e come il gruppo Ferrovie dello Stato inciderà nella crescita dell'economia e dell'occupazione dell'Italia. I numeri sono davvero molto interessanti. L'anno 2018 abbiamo spostato in tutta Italia con i treni del gruppo Ferrovie dello Stato più di 750 milioni di persone. Al 2023 ne conteremo un miliardo, quindi l'idea è di far aumentare il trasporto pubblico collettivo su ferro. Abbiamo trasportato 50 milioni di tonnellate di merci con il ferro. L'idea, lo vedremo, l'ho riportato in un box in un'altra scheda, recependo anche direttive europee, cercare di trasportare con il treno al 2030 il 30% delle merci, al 2050 il 50% delle merci. Per dare un termine di paragone, l'anno 18 abbiamo spostato il 10% delle merci. Scusate se lo enfatizzo, ma investire come gruppo Ferrovie dello Stato in una mobilità delle persone e delle merci via ferro significa ridurre o addirittura azzerare l'inquinamento, abbattere in maniera esponenziale l'emissione di CO2. Dai. Mi metto di qua forse, o forse devo puntare lì? Non lo so. Dove devo puntare? Ecco, questa è un'altra scheda del piano industriale, la riporto velocemente solo per dirvi che nel box che vedete giù in fondo, l'ottavo punto del piano industriale, parla di riqualificazione urbana delle città. Dove devo puntare? Devo puntare lì. Grazie, grazie. Riqualificazione urbanistica delle città. E nel box è riportato correttamente quanto incide il gruppo Ferrovie dello Stato. Abbiamo un patrimonio immobiliare costituito soprattutto da grandi scali ferroviari non più utilizzati, non più funzionali, che sommano a 1 miliardo e 900 milioni di euro e sono ovviamente diffusi su tutta la rete, quindi in tutta Italia, nord, sud, est, ovest. Per cercare di dare una risposta a quello che chiedeva il collega Calvi, e giustamente sono andato ad approfondire anch'io il tema dell'urbanesimo, cioè della ruralità che si sta trasformando in città, le persone che i contadini lasciano la zappa e raggiungono la città per diventare operai o professionisti. Ho preso dei dati da un documento preso dalle Nazioni Unite sull'urbanizzazione e con riferimento al periodo che va dal 1990 al 2030. Bene, se vedete sulla cartina ci sono i colori, quelli più scuri rappresentano già il sintomo di quanto in maniera percentuale si è urbanizzata quella zona. Ovviamente la parte da leone la fa il Nord America. I pallini rossi rappresentano le città nel mondo in cui si sono diffuse città con più di 10 milioni di abitanti. L'esempio tipico è Shanghai, Tokyo, Città del Messico. Al 2030 che cosa si stima? Si stima, e confermo il dato che diceva anche Calvi,
Si stima che al 2030 più del 50%, ma molto di più del 50%, sono contati circa 5-6 miliardi di persone, vivranno agglomerati nelle città. Le città si trasformeranno per la stragrande maggioranza dei casi in megalopoli e molte saranno quelle con più di 10 milioni di abitanti. Cosa possiamo fare in termini di trasporti, di comunicazioni, di connessioni per cercare di aiutare a vivere bene con un ambiente giusto, con la grande sicurezza che tutti oggi chiedono e soprattutto dare la possibilità alle famiglie di crescere? Beh, devo dire, in tempi non sospetti l'Europa ha già tirato fuori un qualche cosa che va nella logica di unire le città, di unire i popoli. Almeno nel Nord Europa, vedete, sono nati qualche anno fa i corridoi TEN-T. Sulla cartina ne vedete rappresentati 5 che collegano est-ovest tutto il Nord Europa. Ce ne sono 4 che in un qualche modo collegano l'Europa all'Italia, o se volete l'Italia all'Europa, e sono 4 che ci attraversano in lungo e in largo. Il Reno Alpi sarà un canale importantissimo soprattutto per le merci oltre che per i viaggiatori, che collegherà Rotterdam a Genova. In particolare la città di Milano e la città di Genova, la vedete rappresentata col giallo, crescerà enormemente da questo punto di vista. Ci sarà il Baltico Adriatico, il Mar Baltico si collegherà a Venezia e da Venezia scenderà fino ad Ancona e a Bari. E vedete che anche lì Venezia diventa una città con una grande dimensione. Ci sarà il Mediterraneo, est-ovest, in maniera suggestiva Lisbona, Kiev, attraverserà interamente l'Italia del Nord da Torino a Venezia, e questo sarà un canale che collegherà tutte le grandi città in maniera veloce e in maniera interoperabile. La Torino-Lione è contenuta nell'est-ovest, sì, nell'est-ovest, è quello il canale. Scandinavia-Mediterraneo, questo è un canale importantissimo, in maniera suggestiva ve la dico collegando Helsinki a Palermo. Bene, il gruppo Ferrovie dello Stato, che da anni è impegnato a cercare di garantire un servizio di qualità in termini di affidabilità e di velocità dei trasporti, sta investendo moltissimo in questi canali. E vedete la cartina dell'Italia rappresentata? Se avessi riportato la cartina di 20 anni fa, andiamo indietro nel tempo agli anni 2000, fine anni 90, avrei dovuto rappresentare una grande T, Torino-Venezia, Milano-Napoli. Il resto dell'Italia erano linee secondarie. Guardate invece adesso la cartina cosa rappresenta: una rete a maglia fitta. I canali sono est-ovest Torino-Venezia, sono nord-sud Milano-Reggio Calabria, c'è il triangolo in Sicilia, Messina-Catania-Palermo, ci sono i due corridoi, l'Adriatico da Venezia fino a Lecce, il Tirrenico da Genova fino a Reggio Calabria. La cartina si è implementata, le linee si stanno effettivamente adeguando ai tempi, stiamo cercando di recepire il quarto pacchetto ferroviario lanciato qualche mese fa dall'Europa, che prevederà che cosa? Prevederà la liberalizzazione delle merci e delle persone, cioè le varie imprese di trasporto, i treni di qualunque nazione potranno circolare in maniera semplice, in maniera interoperabile, questa è la terminologia, su qualsiasi infrastruttura ferroviaria. Quindi la nostra Trenitalia potrà andare in Francia, in Germania, in Spagna e viceversa. E questo è un grande sollievo per quanto riguarda l'ambiente, perché trasporteremo più persone e più merci con una modalità molto più sostenibile. Accorceremo le distanze e i tempi, e un esempio pratico, vivente, è quello che abbiamo lanciato a partire dall'anno 2005 fino all'anno 2010. Abbiamo costruito una rete di 1000 chilometri, scusate, che va da Torino fino a Salerno, di alta velocità. Bene, va nella logica che dicevamo prima: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli sono città che si stanno ingrandendo e stanno diventando delle grandi aree. Non si parlerà più di grandi nodi, ma si parlerà di grandi aree. Cosa posso fare io come
rappresentante del gruppo Ferrovie, in particolare di Sistemi Urbani, la società che in un qualche modo deve valorizzare, rigenerare, trasformare urbanisticamente quei pezzi di scali ferroviari che hanno diviso storicamente la città in due, rappresentando una frattura a volte tra la Piazza Bella e il quartiere Brutto. Bene, ci stiamo impegnando per cercare in primis quello che tutti i miei colleghi che hanno parlato prima di me hanno detto in maniera chiara, e cioè la risposta da dare nell'andare a rigenerare urbanisticamente delle aree è una risposta che deve cogliere i bisogni dei cittadini. Bisogna capire in questo momento, fra 5 anni, fra 10 anni, cosa avrà bisogno quel quartiere di quella città, cosa bisogna mettere per cercare di cogliere le richieste dei cittadini. Nel mio piccolo cercherò di rendere fruibili quelle aree, cercando di ricucire quella frattura storica che dicevo. Cercherò di progettare la stazione che verrà ricucendo i due pezzi di quartiere, i due pezzi di città, trasformandola in un hub di mobilità all'interno del quale gomma, ferro, metro, ferrovie, privato, collettive saranno facilmente accessibili e scambiabili, interscambiabili. E in questo modo sono convinto che attireremo sempre di più capitali, anche non solo italiani ma anche esteri. Un esempio è qui vivente, Heinz, che è italiano, ci mancherebbe, napoletano, forse anche più di me napoletano, ma comunque investitori che vengono da un mondo esterno dal nostro, eppure sono convinti nell'investire in Italia. E ovviamente la battaglia la vinceremo se saremo in grado davvero di riuscire a connettere le varie aree, le varie città in maniera integrata e intermodale. Qui vado veloce perché altrimenti il tempo non mi aiuta. Ho riportato qui qualche suggestione. Londra, Stratford City. Sono documentato perché qualche giorno fa sono andato in vacanza a Londra con la famiglia e questo quartiere sono andato a vederlo, per cui mi sono impegnato a studiarlo un po'. Bene, questo è un quartiere che si trova nella zona nord-est di Londra, della città, un quartiere che storicamente era un quartiere rurale, comunque bagnato, toccato dal Tamigi, un quartiere in cui si producevano patate, questo fino alla metà dell'Ottocento. Da lì in poi succede qualcosa, inizia ad industrializzarsi e si trasforma, inizia ad essere un polo industriale, trasforma completamente le sue sembianze e fino alla guerra, alla prima metà del secondo dopoguerra, cosa succede? L'industria inizia ad andare male, nel dopoguerra si trasformano le città e anche Londra, qualche quartiere di Londra si trasformano, quel quartiere diventa disabitato, non ha più ruralità, non ha più industrie. Viene abitato in maniera inadeguata da teppisti, da vere e proprie bande, diventa un non luogo. Cosa succede? Negli anni 80 e 90 la città cerca di risollevare, iniziano a studiare il modo migliore per far rivivere quella città e il modo migliore per togliere la delinquenza, le bande, le gang è quello di investire in una rigenerazione urbana. Iniziano ad investire con un polo commerciale, inizia ad investire con residenze, inizia ad investire con una fondamentale ricucitura della città, la stazione ferroviaria di Stratford, che diventa una stazione di interscambio importantissima per l'East End di Londra. C'è metropolitane, ferrovie, autobus, parcheggi dei privati. Bene, da quel momento inizia ad essere un quartiere rivitalizzato. Anno 2005, Londra, l'Inghilterra in particolare, il Regno Unito, si aggiudica le Olimpiadi del 2012, decidono di investire su questo quartiere e dal 2005 al 2012 si trasforma nuovamente questo quartiere. Diventa un quartiere, che è così riportato in questa immagine, all'interno del quale c'è uno stadio, l'Olympia Stadium, c'è un palazzetto dello sport, c'è una grande piscina, c'è un grande centro commerciale, provare per credere, all'interno del quale ci si perde, non è facile orientarsi, e c'è una scelta che va da pochi euro a migliaia di euro, dalle grandi firme ai grandi mercatini rionali. Bene, quel quartiere
si è reinventato, ha costruito un grande parco e il giorno che sono andato a visitarlo sono rimasto davvero strabiliato di come le famiglie, i bambini, le persone utilizzano quel pezzo di città. La chiave di volta dell'uso di quel pezzo di città è rappresentato dalla facilità di accesso attraverso la mobilità pubblica. Milano, non potevo non riportare Milano vista la platea qui a fianco a me. E ho riportato quello che stavate citando anche voi, la rigenerazione urbana di un quartiere che negli anni 90, fine anni 90, era depresso, degradato, io l'ho visto, e negli anni 2005 iniziano a dare la prima picconata e oggi mi sento di dire che è diventato un quartiere fiore all'occhiello, dove i brand delle grandi torri ce li possiamo rivendere in Italia così come a Londra, non siamo secondi a nessuno. Cosa possiamo fare ancora per questa città come gruppo Ferrovie dello Stato? Lo stiamo facendo insieme all'amministrazione comunale, insieme alla regione, lo stiamo facendo da qualche anno, finalmente siamo pronti per partire, per decollare. Se guardate la cartina è rappresentata la linea ferroviaria che in un qualche modo circumnaviga la città e rappresenta oggi le cinte murarie della città. L'obiettivo che ci si è andati nell'andare a mettere a disposizione il milione di metro quadro territoriale circa di area dei sette scali milanese è quello di ricucire queste fratture, di ridare polmoni di vita nuova a quelle aree, cercando di metterci su dei parchi. Abbiamo condiviso con l'amministrazione comunale, più del 65% di quelle aree si trasformerà in parchi. È una realtà quella che sta venendo avanti. Abbiamo con un concorso scelto il miglior master plan che c'era stato presentato da progettazioni, da progettisti internazionali. Se l'è aggiudicato il concorso OMA, il laboratorio permanente, il concorso detto Farini, e quello che vedete è un po' la rappresentazione grafica di quello che potrà davvero essere realizzato su questo scalo. Sono 400.000 metri quadrati, oggi mi sento di dire non più utilizzati, sì, non più, come dire, utilizzati e quindi abbandonati in un qualche modo come aree depresse, degradate, se volete, si possono trasformare in un grande parco lineare che insieme a San Cristoforo, che vedete nel box a destra, rappresenta la via ambientale, ciclopedonale, che attraverso un parco si va da sud a nord dell'intera città, praticamente dal parco di San Cristoforo, dalla zona sud-sud-ovest di Rogoredo, fino a raggiungere la parte Expo, la parte nord del quartiere. Un'altra invenzione che abbiamo insieme al comune fatto, acceleriamo subito, è sempre a Milano Reinvent Cities. Devo dire ancora una volta l'amministrazione ha visto bene, abbiamo messo a disposizione un grande scalo in una zona industriale, lo scalo Greco Breda, e in questo scalo abbiamo, attraverso un concorso, scelto il miglior master plan. Che cosa verranno fuori? Verranno fuori quelle residenze che citava prima Mario Abbadessa e Beppe Bonomi. Sono residenze accessibili, sono residenze sostenibili dal punto di vista ambientale. Lo scopo di realizzazione sarà uno scopo di realizzazione a inquinamento zero. Una buona parte dell'energia sarà autoprodotta e ci saranno anche degli orti, i famosi orti urbani che nel nord Europa stanno già utilizzando, li porteremo a Milano. La cito solo per citarla, ma è importantissima: il 24 di giugno del 2019 ci siamo aggiudicati come Italia, come città di Milano e Cortina, le Olimpiadi del 2026. Come gruppo Ferrovie dello Stato abbiamo reso disponibile lo scalo di Porta Romana per cercare di realizzare il villaggio olimpico. Questa è una grande opportunità perché ci dà lo start per partire con i lavori e rimediare in una ricucitura, la vedete dall'immagine, una frattura storica in un pezzo di città dove la residenza o la richiesta di studentate è molto molto alta. E queste sono delle suggestioni di come potrà avvenire quella stazione. Lo cito perché se siamo a Rimini, anche su Rimini devo ringraziare il sindaco, non so se oggi è qui presente, che con la sua tenacia ci ha in un qualche modo messi intorno a un tavolo e nel giro di un anno e mezzo siamo riusciti a condividere un protocollo cercando di mettere a disposizione le aree della stazione di Rimini per trasformarla in maniera adeguata rispetto ai tempi e ricucire ancora una volta quella frattura storica. I lavori inizieranno a partire da quest'anno. Chiudo con una metafora. On the wrong side of the tracks.
Bene, è una metafora che è un po', come dire, suggestiva e mi tocca nell'intimo. Era una metafora utilizzata con i trenini a vapore, c'era una parte del vapore che andava a invadere le narici o pezzi di città, l'altra parte invece che veniva graziata perché il vento mandava di là il fumo. Se vedete, ho riportato nella fotografia una foto vera di un'immagine di Caracas nel Venezuela, dove si vede che c'è una parte di città che non è toccata dal fumo, è nobile, è alta, è ben vissuta, un'altra parte di città che è una baraccopoli. Bene, come gruppo Ferrovie dello Stato noi non vogliamo e non vorremmo mai mettere a disposizione le nostre aree per trasformare così le città. Grazie. Grazie Lebruto, grazie. Mi pare, mi è fatto venire in mente quando partivano i primi progetti per l'alta velocità in Italia, che una delle cose che si diceva era: i milanesi potranno andare a vivere a Genova e fare i pendolari, no, perché è più bello stare sul mare, perché in soli 40 minuti si può vivere a Genova e andare a lavorare a Milano. Genova è una città bellissima, però è avvenuto probabilmente il contrario, questa cosa non è avvenuto, per dire che le persone scelgono di vivere nelle città secondo logiche a volte che tengono conto anche di quello che avete detto fino adesso. Mi è parso anche di capire che da parte di chi si occupa di immobiliare ci sia oggi un linguaggio nuovo, un modo anche responsabile di fare profitto rispetto a altre stagioni. La domanda, ecco, vorrei farvi due domande, ve le faccio subito anche perché siamo andati un po' lunghi in contemporanea e poi vedete voi come rispondere e se rispondere. Qual è la qualità oggi del confronto con le istituzioni, con la classe politica? Qui oggi ci sono solo, diciamo così, immobiliaristi, ecco, scusate se uso questo termine, ma persone che operano nell'immobiliare, manca diciamo la parte istituzionale. Qual è oggi in Italia la qualità di questo rapporto? E se posso permettermi, oggi noi stiamo assistendo a uno straordinario successo di Milano e a un inspiegabile insuccesso di Roma. Secondo voi qual è la ragione di questo? Manteniamo l'ordine? Okay. Ma parto io e devo dire che come Ferrovie dello Stato siamo un organo dello Stato, quindi quando ci approcciamo a lavorare a quattro braccia con le istituzioni locali ci vedono come un pezzo di Stato, quindi siamo Stato nello Stato. Siamo riusciti a costruire con qualunque amministrazione comunale nord-sud una buona reputazione e una buona credibilità e vogliamo mantenerla, e siamo riusciti a condividere percorsi importanti di trasformazione urbanistica scancellando la parola speculazione. Mai, mai abbiamo utilizzato questo termine per cercare di trasformare un pezzo di città. Questo perché? Perché come Ferrovie noi sentiamo l'esigenza di valorizzare quell'immobile. Quell'immobile ha un valore economico e quel valore economico noi dobbiamo riprenderlo e riportarlo nelle tasche delle Ferrovie. Ma per quale ragione? Non perché ci aiuta a dividere, come dire, i risultati finali dell'azienda, no, o ci aiuta a garantire lo stipendio, no, ci aiuta a realizzare opere di infrastruttura ferroviaria. E se con quei soldi lavoriamo su opere di infrastruttura ferroviaria, alleggeriamo il carico dello Stato che ovviamente ci alimenta, e a questo punto le tasse dei cittadini diventano minori. Ecco il circolo virtuoso di lavorare con una società come Ferrovie, che è un pezzo di Stato, che mette a disposizione gli immobili, che mette a disposizione le aree, le trasforma urbanisticamente con l'occhio di dare risposte adeguate ai bisogni di cittadini, senza speculazione, ma cercando di realizzare opere che servono, che possono essere davvero fruite, e a questo punto cercare anche di portare a casa un risultato positivo in termini di valorizzazione. Per me non c'è differenza tra nord e sud. Oggi, poi ce lo faremo dire dagli investitori che ovviamente hanno un punto di vista diverso dal mio, oggi vedo che Milano è più pronta, Milano ha più capacità di investimenti, ma potrei citare mille altri esempi. Roma
ha un qualche difficoltà legata forse alla macchina amministrativa, è di nuova generazione, un po' più lenta perché deve ancora scoprire bene e capire bene quali sono i meccanismi per poter partire a strombattuta, rispetto a Milano che invece la macchina pubblica più o meno resiste e esiste da qualche tempo. Quindi anche la competenza, se non è pronta, rallenta a volte questi sistemi. Ma potrei portare l'esempio di Bergamo, c'è qui nella platea Vitali, un investitore che ha tirato fuori un bel master plan su Bergamo. Anche su Bergamo c'è capacità di investimento e spero che tra quest'anno e l'anno prossimo verrà avanti anche su Bergamo lo start. Potrei parlare di Venezia Mestre, di Torino, di Napoli, di Palermo, quindi ci sono effettivamente mille punti in Italia dove si sente l'esigenza di muoversi. Ci sono piazze più pronte dove gli investitori hanno più facilità ad intervenire. L'idea che c'ho io nel mio piccolo, ma poi ripeto ce lo faremo dire meglio dagli investitori, è che l'investitore quasi sempre si preoccupa di andare ad investire in un luogo dove l'investimento in un qualche modo, anche se con un tempo non veloce, medio o lungo che sia, ha un suo ritorno. Se questo ritorno non è più o meno certo, non è con un rischio basso, l'investitore ci pensa due volte. Umberto, scusami, capisco la difesa d'ufficio, ma dovrò essere un po' drastico nelle mie risposte, però sei stato davvero abile e ovviamente nulla di personale. L'Italia paradossalmente è un paese con lingue molto diverse e non mi riferisco solo ai dialetti, mi riferisco in particolare a una lingua che si parla a Milano. E Ryanair dice che Bergamo è Milano, quindi per me Bergamo è Milano. Una lingua che si parla a Milano, che è una lingua diretta, è una lingua che le imprese capiscono, è una lingua invece fatta di riti ormai obsoleti, ormai fuori dal tempo, che le imprese non capiscono. E che si parla in quasi tutto il resto d'Italia. Questo è il motivo per cui Milano è capace di attrarre investimenti. A Milano abbiamo investito vuol dire in competenze, in formazione, non che a Roma non ci siano competenze e capacità, ma abbiamo investito in questo tipo di competenze, perché è l'unico modo che abbiamo ritenuto potesse essere di attrarre capacità, interesse, investimenti. Questo, guardate, io, la mia generazione purtroppo è una generazione, passatemi il termine un po' radiofonico, una generazione un po' sfigata, perché nonostante io sia stato sempre, direi, puntuale negli studi, a differenza della generazione di Mario che invece è fortunatissima per quello che sto per dire, io in tutti i miei studi, ad esempio ho fatto il liceo classico, ai miei tempi non si studiava inglese al liceo classico, si facevano solo al ginnasio 2 ore alla settimana e io ho un inglese molto basico, non ho un inglese fluente, questo per me è un grande limite per il lavoro che faccio, però per una volta parlo di me e dico che io però sono comunque bilingue perché ho avuto la fortuna di accumulare esperienze professionali che mi permettono di parlare sia il linguaggio della pubblica amministrazione, complicatissimo, sia il linguaggio delle imprese. Queste sono le differenze. Provo a rispondere alle prime due domande. Io sono nato a Napoli, lavoro per un'azienda americana e investiamo a Milano. Allora, punto primo, il tema degli investitori. Giusto per così siamo allineati, quando noi parliamo di investitori, noi manager del gruppo Heinz, noi coinvestiamo direttamente nei nostri progetti, quindi va bene i soldi del Kuwait o del fondo pensione del Canada, ma noi siamo esposti direttamente, quindi, e io non sono Warren Buffett, quindi per me ogni investimento è molto importante. Le due domande, allora, come si dialoga con gli organi amministrativi? Dipende dagli organi amministrativi. A Milano, seppur c'è molto da fare, il dialogo è molto virtuoso, assolutamente.
problema delle altre città è che spesso non si sa neanche chi incontrare, come nel caso di Roma in questo momento. L'altra domanda, perché in questo momento Milano è diciamo più attrattiva rispetto a Roma? Milano oggi è un brand molto positivo, mentre invece Roma purtroppo è un brand molto negativo. Roma ha un potenziale enorme, a livello europeo non esiste nessuna capitale che ha 4 milioni di abitanti, un patrimonio immobiliare così prestigioso ma non sviluppato, mentre invece Milano riesce ad attrarre questo tipo di investimenti. Il tema è relativamente semplice. L'Italia è un paese molto piccolo nella geografia mondiale. C'è un problema di reputazione per ogni investitore enorme. Quindi mentre a Milano non c'è questo rischio, a Roma c'è un potenziale rischio di reputazione molto forte. E quindi questa è la prima barriera all'ingresso. Secondo elemento, Milano oggi ha una rete infrastrutturale che non è seconda a nessuna città europea, è fra le migliori, forse la migliore, perché è un aeroporto di Linate in città e adesso con una metropolitana che ti congiunge direttamente a Milano, con l'aeroporto di Malpensa che ha 40 minuti e quello di Bergamo, che io sono d'accordo che è Milano, perché noi, i miei colleghi del mio ufficio di Londra fanno un commuting minimo di 50 minuti. I miei collaboratori nell'ufficio di Milano lo fanno di 15 minuti, per me Bergamo è Milano, Milano Sesto, Monza è Milano, non è un altro quartiere. E terzo elemento, e secondo me l'elemento di Milano si è visto adesso durante la crisi, che a differenza delle altre città politiche dove c'è uno sviluppo top down, quindi dall'alto verso il basso, a Milano questo sviluppo che stiamo vivendo adesso lo ha fatto la società civile, non c'è stato chissà quale elemento politico che ha cambiato. Sì, c'è un ottimo, ci sono state delle ottime amministrazioni, c'è un ottimo sindaco, eccetera, eccetera, però dopo la crisi è stata proprio la società civile che dal basso è riemessa, quindi la borghesia, quella che lavora sostanzialmente, che ha creato questa inversione di tendenza. E quindi, ahimè, credo che Milano continuerà ad andare meglio. Credo che fra 20 anni, 15 anni, noi ci gireremo indietro e studieremo questo momento storico, perché non c'è nessun paese in cui hai un sistema generale che è in difficoltà, è inutile essere positivi in maniera finta, e invece però un tessuto come quello della Lombardia, diciamo di Milano, della grande Milano, che va sempre meglio anno dopo anno. Io posso dirvi dei dati ma vi annoierei, però vi posso assicurare che le proiezioni da adesso ai prossimi 5 anni Milano sarà sempre meglio. Sul resto d'Italia non lo so, speriamo, lavoriamo tutti perché lo siano, però oggi sicuramente la locomotiva è Milano e non vedo inversioni di rotta. Grazie, siamo andati un po' lunghi, però io avrei una domanda che secondo me è interessante. Badessa ha parlato di realtà senza confini, no? Milano e Bergamo, Bergamo e Sesto e Monza. Oggi c'è un problema amministrativo secondo voi, no? Cioè di gestione dello sviluppo urbanistico che viene bloccato magari da confini che sono anacronistici, anche penso solo alla questione della città metropolitana di Milano che probabilmente blocca uno sviluppo ulteriore. Questa è una domanda per Bonomi, non... Bonomi in quanto? io ho un'idea in proposito, certo la città metropolitana è qualcosa che già ha migliorato questa situazione di frammentazione di confini amministrativi, ma riferendomi a quei processi, a quei progetti di rigenerazione urbana a cui facevo accenno prima, ovvero a progetti che interessano molti anni di attività, quello che occorre è invece una profonda e convinta e coraggiosa modifica normativa, cioè occorrono norme che rendano questi strumenti il più possibile flessibili. Perché flessibili? Perché devono essere capaci di raccogliere domande di mercato che oggi non ci sono, ma che fra 10 anni ci saranno.
se io ho dei troppi vincoli dal punto di vista normativo, pensate a un concetto che ad esempio sulla città di Milano si applica in alcuni casi, e su, ad esempio, su città limitrofe a Milano non si applica, la cosiddetta indifferenziazione funzionale, cioè nell'ambito della medesima area, una volta avuti i parametri complessivi dal punto di vista quantitativo, diventa del tutto indifferente dove localizzare una specifica funzione. Questo è un elemento di flessibilità, direi, elementare, che se introdotto in una norma genererebbe quell'omogeneità di trattamento che tu invocavi prima. Giusto per chiudere anch'io, intanto per dare un punto a favore di Roma, vivo a Roma dal lunedì al venerdì perché ci lavoro e quindi la conosco benino, e in un qualche modo vi devo dire che sta facendo davvero grandi sacrifici per cercare di riprendere il brand. È comunque la città più bella del mondo ed è la città che milioni di persone all'anno vengono a visitare da tutto il mondo, quindi è una città davvero che ha grandi potenzialità. Cosa manca rispetto a Milano? Probabilmente manca a volte anche il coraggio di chi deve investire, perché se mai nessuno inizia, mai nessuno rompe quella barriera per cercare di iniziare a intavolare un ragionamento. Nel nostro piccolo, da un punto di vista di infrastrutture ferroviarie, stiamo facendo moltissimo su Roma. Tiburtina è una stazione che non era niente fino a 15 anni fa, su Tiburtina, se andate oggi, si sta trasformando. Stiamo cercando di chiudere il contratto di vendita di un lotto su cui nascerà un hotel proprio su Tiburtina. Abbiamo una grande stazione Piastra che, lasciatemelo dire, è 20 anni oltre rispetto al contesto, ma perché il contesto deve ovviamente piano piano riprendersi. Quindi sono convinto che le infrastrutture anche su Roma sono adeguate. Abbiamo l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci, che è collegato addirittura con servizi di Freccia al quarto d'ora, al 10 minuti negli orari di punta. Quindi le infrastrutture ci sono, ovviamente bisogna capire qual è la molla da far scattare perché gli investitori vengano anche lì a Roma. Nel nostro piccolo noi ce la mettiamo tutta e, ripeto, la credibilità, la reputazione che abbiamo acquisito rispetto alle amministrazioni ci dà anche la possibilità a volte di spingere un po' per cercare di aprire le porte. Poi ci sono dei tempi che non sempre corrispondono a quelli dell'impresa. Per quanto riguarda il contesto italiano, fatto di comuni piccoli e grandi che confinano e a volte i progetti sconfinano tra le varie proprietà, beh, è un tema serio, ma è un tema legato alla democrazia e quindi è di difficile risoluzione. Io condivido pienamente su quello che dice Beppe, ci vorrebbe una norma alta che riuscisse a togliere un po' dall'imbarazzo l'orticello dei tanti, perché effettivamente sedersi intorno a un tavolo per un'opera pubblica a livello con respiro nazionale che attraversa più comuni e in una conferenza di servizi bloccarsi per il comune più piccolo d'Italia perché non è d'accordo è un problema che come Italia dobbiamo gestire. Solo per terminare, perché secondo me c'è un tema di confine amministrativo geografico, ma c'è anche un confine amministrativo di organi. Oggi per fare un progetto anche in centro Milano tu hai il comune, la sovrintendenza, le associazioni che vanno dalla protezione dell'ambiente alla protezione del così, hai il ministero, hai l'ambiente, hai l'ARPA, in alcuni casi hai la regione. Non voglio introdurre temi di autonomia, però il problema è problematico quello lì geografico, ma il vero tema che blocca, questo anche a Milano e noi l'abbiamo vissuto invece, è questa conflittualità fra diversi competenze che poi alla fine bloccano il progetto. Grazie, ma io chiuderei brevemente dicendo che sono non so voi, io sono soddisfatto perché ho sentito un linguaggio nuovo in chi si occupa di investimenti immobiliari, relativamente nuovo, ecco. Ho trovato la sensibilità, probabilmente la lezione della crisi in chi si occupa di immobili è servita. Oggi ci avete anche detto che il capitale è più profittevole dove c'è capitale sociale, dove il capitale sociale è maggiore, ecco, e questa è una cosa di cui tenere conto. Quindi ci sono le premesse, io credo, perché
si possa assistere anche in Italia a uno sviluppo delle città che sia inclusivo e che non spenga il desiderio di famiglie e di figli, no? Oggi noi abbiamo di fronte una sfida che è ambientale ma è soprattutto umana, cioè dobbiamo respingere l'idea sbagliata che per difendere l'ambiente dobbiamo smettere di fare figli, no? Questo io credo che sia la conclusione che mi permetto di fare. Vi ringrazio. Ho solo un avviso, però non so, mi hanno detto di leggere questa cosa. Se vi è piaciuto questo incontro, ma anche se non vi è piaciuto, come si diceva, se la vostra squadra ha perso, ma se vi piace il meeting, è possibile donare qualcosa, perché questi eventi siano sempre possibili. Lungo tutta la fiera ci sono delle postazioni, i dona ora, sono caratterizzate dal cuore rosso. Le donazioni dovranno venire unicamente ai desk dedicati, dove ci saranno dei volontari che indossano la maglietta rossa con scritto dona ora. Quindi chi può, se vi va, grazie e buona serata.